Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Intanto vi chiedo scusa per lo sfondo poco professionale, ma questo è l'unico punto dove oggi c'è un po' di luce, quindi ho deciso di realizzare il video di oggi qua. E oggi andiamo a parlare di alcuni errori che spesso vengono fatti quando si va a realizzare lo scrub. Sono errori molto comuni che spesso mi capita di vedere, quindi insomma oggi andiamo a parlare di questi errori che capita insomma di fare durante quando si applica lo scrub, quando si fa uno scrub. Cominciamo dicendo che fare lo scrub è molto molto utile per la pelle perché appunto la rinnova e elimina completamente le cellule morte e quindi è più subito più morbida, più pulita, più purificata e più liscia. E lo scrub si può fare in qualunque zona del corpo, dalla testa ai piedi, e appunto è una pratica molto importante perché elimina le cellule morte, quindi fa respirare la pelle. E soprattutto il risultato è praticamente immediato. Che le zone che più necessitano di questo passaggio sono, diciamo, i punti con la pelle più dura e più secca, come possono essere per esempio i gomiti, le ginocchia o i talloni. È ottimo fare lo scrub anche prima della ceretta. Inoltre, realizzare lo scrub aiuta anche la pelle a assorbire i prodotti che poi andiamo a utilizzare, come per esempio le creme di bellezza, le creme idratanti, nutrienti, ma anche per esempio anticellulite, antismagliature, oppure creme drenanti, insomma tutte cose che aiutano ancora di più l'assorbimento di questi prodotti specifici. Prima di svelarvi quali sono i 10 errori che più comunemente vengono fatti quando si fa lo scrub, ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video o semplicemente per sostenermi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. 1. Non esagerate con la frequenza. Lo scrub è un trattamento di bellezza che non va fatto più di una volta a settimana, si può arrivare anche 10 giorni o 2 settimane per le pelli che hanno meno problematiche. 2. Lo scrub per il viso deve essere uno scrub molto più delicato di quelli che vanno utilizzati sul resto del corpo e deve avere una grana più sottile perché appunto il viso è, oltre ad essere una parte del corpo in vista, ha anche la pelle molto più delicata, molto più sottile, e quindi bisogna trovare il giusto scrub per la vostra tipologia di pelle. Numero 3. Non esagerate con lo sfregamento. Lo scrub va fatto sotto la doccia. Ricordatevi appunto di non strofinare troppo forte e subito dopo aver fatto lo scrub, ricordatevi di applicare una crema idratante. Numero 4. Non fate lo scrub se la vostra pelle è già irritata. Numero 5. Evitate di fare lo scrub con la pelle asciutta. A me capita di farlo, ma presto molta attenzione al fatto che appunto il mio scrub sia uno scrub delicato fatto con una grana più sottile, proprio come quella riguardante al viso. E questo lo faccio soltanto sul corpo. Farlo a pelle asciutta potete rischiare di irritarla inutilmente. Numero 6. Non fate lo scrub subito prima la depilazione. Ossia, o meglio, fate lo scrub ma con i giusti tempi. Lo scrub prima la depilazione va fatto perché appunto, come vi dicevo prima, vi aiuta a non fare uscire i peli incarniti, ma non subito prima la depilazione. La pelle deve avere il tempo di riequilibrarsi come prima. Per esempio, dategli almeno 48 ore. Numero 7. Non fate lo scrub se avete problemi gravi di acne sul viso, perché rischiate di irritare la pelle ancora di più inutilmente e anche aumentare l'infiammazione. Numero 8. Non dimenticatevi lo scrub nei mesi estivi. Non è vero che tira via l'abbronzatura, anzi rinnova la pelle e favorisce anzi l'assorbimento delle creme. Le creme protettive contro i raggi UV, ma soprattutto vi aiuterà ad avere un'abbronzatura più bella e uniforme e duratura. Numero 9.
Evitate di fare lo scrub nelle zone più delicate del corpo, come per esempio nella zona del contorno occhi. Anche nella zona bikini non serve fare lo scrub e nemmeno sotto le ascelle. Numero 10. Esistono tantissimi ingredienti che si possono utilizzare per fare uno scrub fai da te in casa, in modo naturale, in modo economico, in modo semplice. Il bicarbonato, il caffè, lo zucchero, il sale, aggiunti ad un altro ingrediente come base, sono ottimi appunto per realizzare il vostro scrub in pochi minuti a casa vostra. Di questo però ve ne parlo ampiamente già in un video dove appunto vi mostro la ricetta base per realizzare uno scrub velocemente e con pochissimi ingredienti, con pochi soldi a casa vostra. E niente, con questo è tutto, i 10 errori più comuni, mi sembra di averli detti tutti. Aspetto tutti i vostri commenti come sempre sotto il video. Vi ricordo se volete di lasciare un mi piace per sostenermi o se vi è piaciuto il video per vederne altri di questa tipologia qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!